Ciao amici di YouTube, come state? Allora, oggi vi racconto un po' la mia giornata, che è stata veramente un weekend particolare. Intanto abbiamo iniziato alle terme, siamo andate alle terme di San Benzano e poi a quelle di Champoluc. Le terme di San Benzano, tra l'altro, hanno una bellissima storia, se sono state scoperte nel 1770 da un frate chimico che, insomma, vedendo due mucche che bevevano una fonte, non in un ruscello, si è chiesto il perché. Da lì ha iniziato a fare delle ricerche e ha scoperto che quella era una fonte termale che ancora oggi rimane utilizzata proprio dalle terme di San Benzano. Nel 1770, nel 1920 passano invece al comune di San Benzano, che le acquista, pensate, per solo 50 lire. Ecco, io sono andata lì sia per un evento, perché si festeggiavano i 10 anni dalla riapertura proprio delle terme di San Benzano, l'evento realizzato con Assosauna. Come sapete, insomma, io facendo parte appunto di Assosauna come maestro di sauna da me. Abbiamo fatto quindi questa puntata, diciamo così, alle terme di San Benzano. Siamo andati anche a Teviglia, dove è l'hotel principalmente del casinò, quindi di sceicchi. Il giorno dopo, domenica, siamo andati alle terme di Champoluc, ve le consiglio perché il ghiacciaio della Monte Rosa è veramente spettacolare, anche se devo dire la verità non c'è più molto ghiaccio e quindi si inizia a intravedere quello che è il periodo di siccità e di mancanza di acqua. Dopodiché siamo partiti ben alle 8 di sera per raggiungere Cappadello, dove siamo adesso in questo mangiare una buonissima cena in riva al mare. Come vedete anche il pesce, queste sono le secchie. Dicevo, una tirata unica quasi, perché ad un certo punto ci siamo fermati anche due volte a riposare un pochettino negli autogrill. Siamo arrivati questa mattina alle 5:30, siamo andati a dormire, ci siamo svegliati alle 10:30, un pochettino rincoglioniti, passatemi il termine. Abbiamo fatto colazione a mezzogiorno per poi farci due passi, come sempre in questa bellissima località balneare sul porto. Ci siamo presi un aperitivo, un buonissimo vinello del pesce, e poi oggi siamo tornati per dormire perché è veramente caldissimo come da noi, insomma 41 gradi sono veramente insopportabili. Dopodiché abbiamo deciso di prenderci una buona cena qui in riva al mare, al fresco, diciamo così, di quella che è la serata, per cercare di rinfrescarci un pochettino. Naturalmente con tutto questo non può mancare del buon vino bianco, e qui rigorosamente picco. Questo è un po' quello che mi aspetta, altri 3 giorni diciamo così, a mangiare, a visitare questa località. Avremo modo anche di raccontarcelo. Questo è solo per dirvi come è stato il mio weekend, ma adesso sono curiosa di sapere come è stato il vostro. Magari, insomma, meno travagliato del mio, ma sempre comunque interessante da ascoltare, da raccontare. Quindi vi mando un bacio e vi abbraccio, e presto ci saranno altri racconti, come sempre, sul canale. Ciao!